Amici, dopo il confronto tra gli allievi fan pensano ad un episodio di bullismo. Il giorno seguente la puntata di Amici di Maria in cui si è discusso dei fatti della notte del 31 dicembre. Gli allievi rimasti in gioco hanno avuto modo di confrontarsi su quanto accaduto quella fatidica sera. Remon si è fatto portavoce dell'umore del gruppo asserendo come ognuno abbia reagito in modo diverso. Gianmarco ha parlato di clima più sereno mentre Megan e Angelina hanno additato Wax come colui il quale avrebbe influenzato il resto del gruppo a commettere il fattaccio. Come noto, al centro del dibattito dei fatti ritenuti gravi dalla produzione avvenuti la notte di Capodanno in merito ai quali però non è stata diffusa alcuna comunicazione ufficiale. In questo clima di silenzio le teorie sono le più disparate. Maddalena, Wax, NDG, Samu, Tommy Daly e Valeria Mancini, i sei coinvolti nello spiacevole episodio. Come provvedimento sono stati posti in sfida immediata, i primi quattro sono tornati in casetta con il resto della classe mentre Valeria e Tommy hanno dovuto lasciare il programma. Durante la messa in onda del Daytime di lunedì 16, i telespettatori hanno notato che all'interno dell'abitazione qualcosa si è rotto. Remon ha fatto da portavoce spiegando che quanto accaduto a Capodanno ha scosso tutti. Poi ha precisato che all'interno del talent show ognuno ha un carattere diverso, purtroppo qua dentro non tutti possono reagire in modo forte o capire se vale la pena rispondere, ingoiare o soffrire dentro. Infine Remon ha fatto notare che in assenza dei sei allievi, alcuni alunni sono apparsi più sereni. Gianmarco ha aggiunto che in casetta si respirava un clima migliore in questi giorni, abbiamo visto tante persone che di solito non vedevamo serene. Per Angelina il clima di tensione sarebbe stato creato da Wax, il cantante è stato accusato infatti di portare alcuni allievi sulla cattiva strada. Durante il confronto tra i ragazzi rimasti all'interno del talent show, ai telespettatori non è sfuggita una confidenza fatta da Arona Piccolo G. Il cantante ha riferito che dopo il ritorno in casetta da parte di Wax, quest'ultimo avrebbe ricominciato a dare ordini e trattarlo male. Per questo motivo sul web alcuni utenti hanno ipotizzato una nuova teoria sul Capodanno Gate in merito al quale fra le ipotesi in piedi ci sarebbe anche quella di uno scherzo finito male. Secondo alcuni utenti, la notte del 31 dicembre 2022 potrebbe esserci stato un episodio di bullismo ai danni di qualche allievo, tra i possibili nomi quelli di Aaron, Samuel e Angelina. A detta di un utente, come accennato, potrebbe invece essersi trattato di uno scherzo che non è stato gradito da o dai destinatari. Ovviamente, come già accennato, non vi è alcuna prova o certezza, quelle in questa sede sono solo supposizioni. La produzione, per rispetto, ha infatti deciso di censurare i video riguardanti l'accaduto. Ciò spazzesco, ciò sponta su scurrapu. Ambizie, tradizie, asta ma du scurrapu. De che mai tozzi, ciao che musica apu scurrapu. Și pentru el e de bun simț să ridic ștacheta. Liric vorbința, ajungă la ea doar nasta cu racheta. S-o admire nave spațiale de pe Andromeda. Ăsta-i țelul, îl execut ca pe Maria Antoaneta. Aia de când mă știu, text-ui plin de dude. Tu mere tarde printre tale culte. Încerc flow-uri sute la show-uri. Uite cum rup capete, lumea de din capă rupte. Tobele bat cu inima deodată. Nu le opresc, că nu s-atât.